Silvia ormai è abituata a stare davanti alla telecamera, quindi battezziamo questa puntata che nasce con l'idea, questo è il vento dell'idroscalo, con l'idea di raccontare un pochettino sia chi c'è stato sia chi non c'è mai stato quello che sta succedendo qua all'idroscalo con il festival di Punta Sacra rispetto al documentario, che cosa è stato fatto e che cosa stiamo vivendo questi giorni. Mi faceva piacere sentirlo anche dal racconto di Silvia, che è attivissima in queste giornate. Niente, emozionatissimi come sempre, e ogni anno poi cambiano attori, quindi vedi persone nuove, conosci facce nuove, loro che conoscono la parte di Roscalo che noi abbiamo sempre voluto far vedere con i nostri occhi, non con gli occhi degli altri. E niente, quindi ogni anno siamo sempre più organizzati, io e il mio team, e ci organizziamo e il pomeriggio ci vediamo, facciamo le domande per gli ospiti. E da chi è composto il tuo team? E ci sono io, Jasmine, Besian, Vivienne, Elisa e noi. Che sono tutti i tuoi amici? Sì, tutti amici che vivono qua. E anche Besia è anche arrivato da poco, quindi è nuovo, questo è il primo anno. Quindi ormai sei la capa, il coordinamento del gruppo dei ragazzi che lavora con noi. Ma rispetto, questo è il terzo anno, sì, che facciamo il Punta Sacra Film Fest. Sono 9 serate, siamo più o meno oltre la metà, ci mancano 3 giorni. Fino adesso che emozioni ti sono arrivate? Che cosa ti è rimasto stretto? Che ospiti? Così, guardando un po' indietro, che cosa, che ricordo hai più a cuore? E forse aver visto attori e tanto pubblico, quello è un'emozione perché alla fine cioè io ci sono riuscita, no? con la lettera che ho letto, ci sono riuscita a far venire più gente possibile per far vedere com'era l'idroscalo, e ci sono degli attori e anche registi che mi sono entrati proprio nel cuore con il film, che ieri sera c'è stata la serata con Matteo Garrone, sì, e anche l'altro ieri con Michele Riondino, esatto, e con l'attrice e regista di Felicità Michela Ramazzotti, lei tantissimo. E ti volevo anche ricordare quello che stavi dicendo tu prima, cioè come è nata questa arena, perché tu sei, io, mi diverte sempre dire che Silvia è la colpevole, in realtà ti siamo profondamente grati, perché come tutte le cose più magiche che succedono in questo mondo è una serie di incontri di persone che si sono riconosciute e che si sono volute bene, no? Io quando vi ho conosciuto come famiglia mi avete accolto in una maniera incredibile, ormai parliamo di 12 anni fa, quindi è la mia seconda famiglia questa qua, però la cosa più bella è che quando sei venuta all'Arena di Alice nella Città, al Floating Theater, Silvia ha letto questa lettera bellissima in cui giustamente dicevi non tutte, noi veniamo a presentare questo film Punta Sacra un po' ovunque, però alla fine sono poche le persone che vengono da noi, quindi hai lanciato un appello. E Gianluca Giannelli e Fabio Bettini di Alice nella Città hanno colto il tuo appello, hanno detto ti promettiamo che verremo, e verremo in una maniera particolare. È passato un anno poi, no? Sì, dopo la lettera loro avevano fatto una promessa e l'hanno mantenuta, facendo conoscere il Roscalo come noi lo vediamo, non come è giudicato o come ne parlano molti. E che ci puoi raccontare di queste sere invece dal punto di vista del pubblico, di quello che sta succedendo? Ieri sono arrivate pure le grattachecche. Si sta costruendo un microcosmo intorno all'arena di persone, no, che arrivano un po' da ovunque, no? Anche molti dell'idroscalo, molti di Ostia. Oh, tu sì, che sei più di qua, che pubblico vedi? Che cosa stai vedendo rispetto? No, tanta gente da fuori e ci sono anche persone che vengono da qua, però moltissima da fuori, e questo proprio il bello, no? È questo proprio che vengono qui, sì, c'è il cinema, però vieni
per conoscere, no? Vieni a vedere la zona, chi è interessato, per gli attori anche, però bello tutto. Non... Bello tutto, ma cioè, guardando al futuro, che al come si può crescere? Perché al poi futuro e quello è l'obiettivo. L'obiettivo infatti è di far conoscere, avere qualcosa che noi qua ci manca, noi qua non c'è nulla, ci facciamo tutto noi da soli. Quindi nel futuro spero che i politici sappiano che noi siamo cittadini, che se ci possono, non lo so, anche con la strada, la scogliera, tante cose qua mancano. Quindi nel futuro sarà un... non so, non viene la parola. Un riconoscimento, sì. un che da tantissimo tempo, diciamo, viene... richiesto, sì, qua all'Idroscalo. Tanto. Diciamo, c'è sempre questa idea che l'arte non comunica con la politica, con la società, quindi questo è, diciamo, un tentativo nato in un terreno fertile, perché queste richieste sono anni e anni, molto prima di noi, che chiaramente vengono fatte. Diciamo, dal punto di vista del cinema, quel poco che però è tanto che si può fare è quello di abbattere sicuramente delle barriere proprio geografiche e fisiche, perché è chiaro che magari se non hai un motivo per venire all'Idroscalo, la gente non ci viene, ed è uno dei luoghi più belli che dovrebbe appartenere a tutti i romani, è la Foce del Tevere. Qua c'è una comunità accogliente, meravigliosa, e quindi io spero vivamente che questo piccolo, io lo chiamo l'alieno, che è arrivato, che è lo schermo, e in questi giorni riesca, diciamo, a essere un semino all'interno di una richiesta che è chiaramente molto ben più ampia, e speriamo che continui, perché questo è un faro, no, che arriva per 9 giorni, però dovrebbe essere qualcosa che lascia una scia e non solo un fascio. Che accenda la luce. Esatto, che accenda la luce, come quella del nostro proiettore. Sì, volevo sapere, cara Silvia, ma la domanda è questa: ma cosa cambia nella tua vita durante questi giorni del festival? Cioè, sei più, non so, più concentrata sulle cose, sei più attenta? Come ti cambia a te la routine del giorno? Cosa ne pensi? E pensi che è una cosa che, al di là appunto del fare un festival in un posto così, questa bellissima idea di Francesca e di Alice, che sembra un'altra persona, invece Alice è una città, quindi sembra, l'hai già detto, insomma, e pensi che possa arricchire? Nel senso, cosa, oltre appunto a mostrare un luogo così particolare, così bello, anche così però ferito, no? Nel fatto che hai prima detto che non c'è niente, ma è un posto che se invece ci fosse qualcosa, e c'è qualcosa, perché ci siete voi, c'è stata gente qui, ma cosa può dare a... Insomma, la prima domanda era più senso, cioè come cambia la tua vita, però, e l'altra era più una riflessione, non so, vabbè, addirittura, scusa. Io sono fatto così, io le domande sembra che iniziano, però in realtà non finisco. No, mi perdo nelle mie stesse cazzate, perdono. Niente, la vita non è che mi è cambiata, io sono sempre la stessa. Sì, vengono attori, però non è che divento una persona, come si può dire, cioè non è che cambio persona, io sono sempre la stessa. Forse cambiano perché abbiamo delle cose in più da fare, come le domande, prepararci per la sera, però non cambia niente, cioè siamo sempre gli stessi ragazzi che vivono qua, umili, persone normali, non è mai cambiato nulla. E, qual era l'altra domanda? L'altra domanda è in realtà una riflessione sul fatto che era nata con una domanda, poi mi sono perso, come sempre. No, dico, nel senso, cos'è che può secondo te arricchire, non tanto voi, cosa può dare secondo te, può far vedere un luogo diverso, o comunque anche non dire oddio che particolare sono lì, ma dire proprio questo è un posto che fa parte non tanto geograficamente ma anche come cittadini, cioè di Roma, questo è un posto, questo è Roma, comunque anche se l'Idroscalo, anche se Ostia, alla fine fa parte comunque di un paese, quindi non è un luogo a sé, un non luogo, è un posto in cui c'è vita, c'è gente, insomma, secondo te il festival può aiutare a dare un altro punto di vista, non soltanto per gli ospiti, ma anche dal punto di vista per non la gente per gli ospiti, ma agli ospiti per voi, non lo so. Beh, io spero di sì, cioè, poi si vedrà, no? Con passare del tempo si vedrà se
comunque il festival ha dato più luce, sicuro ha dato esatto. più a luce, quello sì, ha dato luce, però poi si vedrà col futuro, con il passare del tempo, se cambieranno le cose. Noi vogliamo soltanto essere ascoltati, no? Certo. Vogliamo che le persone ci capiscano, che sappiano dare a luce a questo posto che ne ha tanto di bisogno. E noi ve la auguriamo assolutamente, questa è la terza edizione, ne speriamo altre 1000, altre 100, e quindi che magari qualcuno poi si dia da fa, per almeno un piccolo aiutino, ma nel senso, ma anche di vita, insomma, non semplicemente di con la burocrazia. È vero che il festival dà tanto a loro, ma io posso anche assicurarvi, parlando poi con tutte le persone che sono venute, che siete voi che date un sacco alle persone che vengono, perché tutto quello che si trova qua è una Roma che non esiste a Roma, ed è una Roma che esisteva forse 50-60 anni fa, ma non è una Roma antica, è antica nel senso più bello del termine, perché puoi ritrovare, non per essere romantica e basta, però puoi trovare un tipo di schiettezza, di sincerità, di accoglienza, di solidarietà, di queste case che sono aperte H24 e che accolgono tutti, e la sera qua fino alle 3-4 del mattino è pieno di bambini che stanno insieme, tua nonna è una delle donne più filantrope e attive socialmente, politicamente nel senso più bello del termine, quindi io personalmente vi volevo ringraziare per tutto quello che in questi giorni state dando a noi e a tutti gli ospiti che vengono. Buonasera e benvenuti all'ultima serata del Punta Sacra Film Fest. Stasera è una serata molto particolare, noi chiudiamo questa piccola arena, ma soprattutto abbiamo un saluto del sindaco Gualtieri, che dopo tanto tempo è venuto qui all'Idroscalo e che davvero ci dà fiducia e ci fa capire che c'è stato un lavoro tutti assieme, che le istituzioni e che questa piccola arena può dare una speranza, un segnale e accendere attraverso la cultura anche dei luoghi che a volte non vengono sempre pensati al primo posto e vengono a volte dimenticati. Allora, prima di introdurvi i nostri ospiti, perché stasera sono tante le cose, appunto semplicemente un ringraziamento a tutti quanti voi, perché oggi è l'ultima serata. Bravi! E siete stati tutti straordinariamente presenti, caldi. Io non vi posso girare i messaggi che ci sono arrivati da tutti gli ospiti, anche Matteo Garrone che è arrivato qui un po' all'ultimo, poi alla fine se n'è andato dicendo questa è la cosa più bella che ho fatto quest'anno, con più vicina per esempio al viaggio che ho fatto in Africa per presentare il mio film, ed è stata una delle cose più emozionanti che ho fatto. Quindi questo è perché ci siete stati voi, perché c'era gente sui muretti, non si dovrebbe dire davanti alle istituzioni, ma c'era gente anche sui muretti, e tanta gente da Ostia è venuta e siamo riusciti ad accorciare questa strada che per noi sembrava un muro invalicabile, e voi invece ci avete fatto questo regalo, per cui ancora il nostro grande grande ringraziamento. Ciao, siamo qui Nostalgia Podcast, puntata extra, ma insomma extra sempre su Punta Sacra Film Festival. Siamo qui, nostro ospite oggi Giovanni Veronesi, e siamo qui per parlare soprattutto del suo ultimo film Romeo e Giulietta, e niente, con Pilar Fogliati, insomma, un sacco di altri attori. Sergio Castellitto. Sergio Castellitto. Perché mi sono Sergio Castellitto, perché non riscuote tutto questo successo? Perché ormai Pilar gli ha rubato la scena. Ma quello è il protagonista del film. Non è Pilar il protagonista del film. No. Insieme. Hai ragione, insieme, vero, scusami. E intanto faccio una domanda... come inopportuno, no, sì, sul festival, sì, quando ti hanno proposto di venire qua, che cosa hai pensato? Insomma, già conoscevi questo festival, ti piace questa manifestazione? Avevo sentito parlare del festival, conosco i ragazzi di Alice nella città, insomma mi sono fidato. Tra l'altro io sono venuto a girare qua vicino proprio un pezzo di un film che proietteranno stasera, che non è un paese per giovani, dove fingevo di essere a Cuba. Ah, quindi questo te la dice lunga. Che dici? Però c'è via un po'. Sì. Ma fingevo di essere in un hangar di un dove costruivano delle barche. E poi sono venuto a girare anche un altro pezzo di un film che era L'ultima ruota del carro con Elio Germano, un pezzo dove lui fa una passeggiata al mare. Quindi già conosci bene questo posto? Sì, non mi ricordavo bene la location, però mi sembra fantastica, devo dire la verità. Sì, un posto fortissimo, che ha il fascino, appunto, dicevamo prima nell'introduzione,
con Silvia e i protagonisti appunto di Punta Sacra, che loro non possono vedere cosa c'è dietro. Sì, no, avremmo fatto delle riprese che si vedrà. Sì, abbiamo fatto una cornice del problema. E quindi dicevo, non è un luogo, è proprio un luogo vivo. I colori bellissimi. Che non esistono in nessun'altra scala cromatica. Sì, ha una scala. Vai a comprarlo quel colore lì. Non c'è. Non c'è di quella tonalità lì. Hai ragione. Beh, questo colore è anche qua. Sì, anche questo. Esatto. Non esiste, non c'è il barattolo di questo colore. Va fatto. Senti, dei due film che presenti stasera al festival, dici un po', soprattutto di Romeo e Giulietta, che è l'ultimo uscito, come li trovi? Quali trovi? Insomma, ti è piaciuto? Insomma, cosa da dire su questo film? Brutto. Sono orribile. No, mi piace l'idea di poter fare ancora quello che mi viene in mente, perché sto notando che sempre di più i ragazzi giovani che fanno i registi o che scrivono sono indirizzati a cosa scrivere, indirizzati a cosa fare, spinti verso le serie, boicottati dai produttori che gli dicono che cosa devono scrivere. Ecco, questo se mi fosse capitato da ragazzo, io non so come mi sarei comportato, avendo un carattere così cazzoso. E quindi mi piace ancora l'idea che a 60 anni posso avere un'idea mia e portarla fino in fondo facendo un film. Quindi quando rivedo i film che ho fatto, come in questo caso rivedo anche un film di un po' di anni fa, che non è Un paese per giovani, mi sembra tutto molto folle, no? Un mestiere dove ti viene in mente di fare un film a Cuba perché due scappano dall'Italia, non essendo mai stato a Cuba, non ero mai stato a Cuba io, quindi mi sembra un privilegio clamoroso questo di poter realizzare le proprie idee mediante una forma artistica come complicata come quella del cinema. Senti, ma tu sei uno dei pochi comunque da più di 30 anni. Stai attento a quello. Più di 30 anni. Che fai cioè nel senso che sei rimasto a fare commedia in Italia. Ti voglio chiedere come si è evoluta secondo te la commedia in Italia, perché negli ultimi anni non sta andando un sacco di cose nel cinema italiano, ma la commedia in particolare. Ma anche non nel molto cinema, proprio in generale. Nel paese. Però insomma parliamo di cinema, sì. Noi quindi insomma. E di ciò che ci manca. Ma guarda. Noi, come voi ben sapete, magari non so se lo sanno anche gli ascoltatori, i telespettatori, veniamo dalla commedia all'italiana, che certo, ha insegnato a fare il cinema più o meno a tutto il mondo, sì. Con dei grandissimi maestri, con dei grandissimi registi, grandissimi sceneggiatori, grandissimi attori, per cui insomma noi per toccare quei vertici, per toccare quegli apici lì, naturalmente ci danniamo l'anima, ma non ci riusciamo mai. L'involuzione che c'è stata del cinema italiano, a parte alcuni casi rari che hanno comunque vinto l'Oscar, per cui sono eccezioni naturalmente, è stata un'involuzione graduale. Io l'ho vissuta tutta proprio, forse ho anche contribuito in parte dagli anni 80, anni 90, anni 2000 fino adesso, insomma. La pandemia ha dato una botta che però comunque secondo me in qualche modo il cinema italiano si meritava, perché non era più brillante, non c'aveva più vita, le commedie erano tutte standard, tutte uguali, la gente non riusciva nemmeno a riconoscere i registi, mi ricordo, diceva quello è uguale a quello, uguale a quell'altro, perché gli attori erano sempre i soliti. C'era per la cui, mano? No, la non verba, c'era. Certo, adesso credo che come tutte le cose che toccano il fondo, piano piano si possa ritirare su con le nuove generazioni, sperando che i politici, questo governo, che è un governo che non dà molto ascolto alla cultura, spero che in qualche modo riesca a capire che per i ragazzi di 12-13 anni il cinema non è soltanto un divertimento, ma è una scuola di vita, è un momento di grande attenzione nella società, produce cultura, insomma, tutte cose che noi sappiamo bene, ce le siamo dette mille volte, però un ragazzino di 12-13 anni che si avvicina alla sua giovinezza dovrebbe essere pilotato, secondo me,
verso il cinema, perché il cinema non è un libro, il cinema è più facile da fruire per un ragazzo, il libro è più faticoso, posso capire che insomma si faccia fatica a leggere, oggi poi sembra che non sia più di moda nemmeno leggere, mentre guardare un film è molto più semplice, ecco, allora attraverso il cinema secondo me si potrebbe ancora cercare di far crescere le generazioni meglio di come l'hanno fatto i nostri predecessori, che sarei io poi, il mio predecessore sarei io perché ho 60 anni, quindi la generazione più malfamata è dai 40 ai 60, sono quelli che hanno distrutto tutto, la politica, tutto insomma, io praticamente, colpa mia. Ecco, colpa soprattutto, quindi se le cose vanno male, questo vedete, colpa sua. Okay. No, per dire, no, io sono molto affezionato a un tuo film che è un piccolo cult, non so se sono della generazione giusta, sono 92, il film è del 2004-2006, che non c'è, che ne sarà di noi, che è un film, secondo me è un piccolo culto, per tu cosa, non so, un ricordo di quel film, qualcosa. 2004, 20 anni fa. 20 anni fa, esatto. Ah, c'è il ventennale, sì, c'è il ventennale. Ah, famo la festa. E famola. Andiamo a Santorini a farla, però. Ma no, che santo è Santorini? Ci vediamo ancora. Ma è stato un film un po' di svolta per me negli anni 2000, perché dopo quel film lì poi ho cominciato a fare manuale, a fare Italia, un paese per giovani, genitori e figli, insomma tutto un filotto di film fortunati che avevano come linea, diciamo come filo conduttore, il paradosso. Mi sono reso conto di questo soltanto dopo, per lì non è che andavo cercando i paradossi, però mi sono reso conto che se c'è un fil rouge un po' nel cinema che faccio io, è proprio rasentare i paradossi e raccontarli in maniera ironica, naturalmente. Quel film lì è un film prettamente generazionale, infatti l'ho scritto insieme a Silvio Muccino, ed è un film che riguarda naturalmente un po' tutti i ragazzi che fanno il viaggio di maturità o che comunque intendono ad allontanarsi dalla famiglia per le prime volte, e quindi le prime volte, ecco. Riguardandolo oggi a 20 anni, e poi racconta anche lo spaccato di un paese, poi mi sembra che quel film poi abbia a che fare con un tipo di rinascita del cinema italiano, perché mi sembra che ci fu nei primi anni 2000, lo dico ogni tanto, l'ho detto in questi podcast, le puntate, c'è stato quel momento in cui ci sono stati quei film in cui i produttori davvero credevano nei film, quindi era tutto molto più fresco, Mio fratello figlio unico, ma anche Il romanzo criminale stesso di Michele Placido era un film, cazzo, che sembrava un film, non dico un solito film americano, ma sembrava, deve essere un film di Scorsese, nel senso aveva quel ritmo, quel piglio, e Che ne sarà di noi anche era un film che è adolescenziale ma con una forte anima anche, non so, di critica, battagliera, dell'affermare che noi siamo una nuova generazione, non dobbiamo attaccarci a quelle vecchie, dobbiamo essere qualcosa di nuovo, di più fresco, capito? Quindi era bello quel film, dovevi dire una cosa. Peccato che non ne fai critico, se facevi il critico... No, no, ma io sono nasco come critico. Nasco. Io casco. Come muori poi, bisogna capire. Io ho una domanda da casa di due tuoi conterranei toscani che si chiamano Michele e Paolo Innocenti, che mi chiedono di chiederti. Certo. Manuale d'amore 4. Oh, e i laureati 2. Si faranno. Li farete. Allora, Manuale d'amore 4, siccome dipende solo da me, no. No, ok. Laureati 2, siccome non dipende solo da me, ma dipende più che altro da Pieraccioni, bisogna vedere come gli gira. Ora sta facendo un film con Siani, sì. So che stanno facendo un film insieme, quindi magari sarà un grande successo e gli prenderà la voglia di fare i Laureati 2. Laureati 2 con Siani? Con Siani, sì. Fuori corso tutte e due, molto fuori corso tutte e due. E perché Manuale d'amore 4 lo vorresti fare? Perché i tempi sono cambiati, no? Dai, scusa. No, sai perché? Perché quando io ho fatto Manuale d'amore 1, Manuale d'amore 2, le serie ancora non erano di moda, no? Però in qualche modo io ho fatto una serie. Ah, fai la serie? No. Basta, Manuale d'amore c'è il rotolio. Quindi io ho già esaurito quella roba lì, cioè l'ho già... Hai già detto quello che dovevi dire, l'hai detto? Hai già dato. E senti, invece devo chiedere, hai lavorato con tanti attori italiani, ma anche con parecchi attori internazionali, citiamo De Niro, David Bowie, Harvey Keitel, Emmanuel Seigner e tanti altri.
E come sei riuscito nel tuo cinema a mettere insieme, appunto, magari come appunto il tuo film Streghe verso Nord, Teoman Muccari e Emmanuel Seigner, oppure Robert De Niro e Donatella Finocchiaro, insomma, come Leonardo Pieraccioni e David Bowie, come sei riuscito a fare queste coppie? Personalmente mi è sempre piaciuto, anche quando faccio una cena a casa, invitare il sacro e il profano, essere più eterogeneo possibile, perché vivere una vita solo con David Bowie secondo me è una rottura di coglioni, perché è l'essere più antipatico che ho mai conosciuto nella mia vita. Però mettergli insieme al trucco la mattina Pieraccioni, che non parla una parola d'inglese e che si guardano attraverso lo specchio e il massimo che si fanno è così e basta, c'è stato il massimo della comunicazione tra Pieraccioni e David Bowie, è stato un risolino con un salutino così. A me piace, io godo molto nel promiscuo, nell'entrare in un territorio che non ha sempre ragione. A me mi stanno un po' antipatici quelli che hanno sempre ragione e fanno tutte le cose come vanno fatte. Quando vedo i cast perfetti, mi piglio un prurito incredibile. A me piace invece il cast imperfetto e mi piace passeggiare nel torto il più possibile, anche il torto marcio alle volte proprio. Mi piace proprio andare un po' in giro così, senza avere quella lucidità con cui bisogna affrontare le cose alle volte, no? Per avere ragione. A me, io ad avere ragione non è che mi interessa poi tanto, insomma. Diceva appunto un ospite che abbiamo avuto ieri, abbiamo fatto puntata con Federico Zampaglione, la canzone diceva: per rischiare la ragione non sempre serve, dice, bellissimo, è vero, lo distanziamo, usce bene l'ospite, ci dice, ma chi la fa, a chi la fate, agli ospiti? No, noi abbiamo fatto più di 100 puntate, abbiamo fatto una centinaia di puntate, siamo 2 anni e mezzo di podcast, è sempre così. Qua classica domanda, non so, anche un po' per capirci, per conoscerci un po', dici un po' i tuoi film preferiti, perché noi siamo grandi cinefili, quindi per capire, e ti giudichiamo i tuoi film preferiti, attenzione che stiamo lì e facciamo se non ci piace lo diciamo, mica siamo così. Ad esempio, io vado a pezzi, non vado a film. Credo che uno tra i più begli inizi di film che ho mai visto sia Gomorra di Garrone. Beh, è un inizio fantastico. Credo che una delle più belle fini che ci sia nel cinema, parlo cinema internazionale, non parlo cinema italiano, certo, è La Grande Guerra. La Grande Guerra c'ha un finale geniale, proprio geniale. Credo che una delle storie d'amore più struggenti e più tenere e dolci sia Io e Annie. Divertente, sì. Sì, ma lui è struggente, lui sì, è una roba, certo, clamorosa da quanto è struggente. A volte delle commedie anche più drammatiche dei film drammatici, certo. Poi, se ti devo dire un film che mi ha proprio scioccato tutto, My Name is Joe, credo che sia un capolavoro della mia vita. Di Ken Loach, My Name is Joe, quello sì, quello credo che sia veramente un film della Madonna, e c'ho invidia tutte le volte che lo vedo e dico: ma perché io non sono Ken Loach? Per quale motivo? Io ora saresti in pensione? Beh no, direi proprio di no, perché diciamo poi che tra poco ci vado comunque. Ma mi pare che ha fatto la film l'anno scorso nel Loach, no, che il Loach non lo schiodi neanche. Che ma figurati. Però ecco, insomma, dici, che tipo di regista saresti voluto essere? Non ti direi Woody Allen, sebbene io faccia commedia, eccetera, ma ti direi Ken Loach. Ken Loach è veramente un drago. Non Dino Risi. No, è chiaro che se il mio Fellini di riferimento è Monicelli. Cioè io avessi potuto fare l'aiuto di Monicelli per tanti anni, sarei stato l'uomo più contento del mondo, perché l'ho vissuto purtroppo soltanto negli ultimi anni della sua vita, e devo dire che era una persona straordinaria nel suo cinismo spietato, ma era forte, per cui insomma Monicelli è chiaro che per me è Dio assoluto.
Bene, bene, ringraziamo mille. Giovanni e buona serata. Buona serata, buona presentazione, saremo lì a supportarti, ti guarderemo e vediamo se fare direi qualcosa di sbagliato. Al prossimo film faremo una chiacchierata più lunga. Sì, al prossimo film ci più lunga di questa. Sì, noi facciamo solitamente un'ora e passa, quindi questa è, questo è antipasto. Questo è l'antipasto. No, ma la gente si rompe, vogliamo. No. Eh sì, un po' sì. No, la prerogativa alla prossima. Arrivederci. Ciao a tutti, siamo qui sempre a Punta Sacra Film Festival di Toscalo di Ostia. Qui abbiamo qui la grandissima, la matrona, lo spirito guida, il capo, il boss Franca è qui con noi e ci niente, ti volevo subito chiedere come stai intanto così? Bene, bene, grazie, sì, bene. Questo caldo, l'umidità? No, ma qua si sta bene. Qui si sta bene qui perché sta c'è bene. Un bel venticello, sì. Cioè del mare in faccia. L'aria, sì, 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 no, qui. Però l'umidità pure ha il suo peso. Sì, però vabbè, non un pochino troppo. Sì, però pochino. Si sta bene, insomma. Si sta bene. In confronto a Roma. Sì, beh, Roma, figurate. E volevo sapere subito se ci racconti un attimo un po' anche dal tuo punto di vista, da come l'hai vissuto questo festival, come nasce, come... Quali sono gli obiettivi che vi eravate, cosa state raggiungendo, come niente, dimmi certo, tu. Certo, allora questa arena è nata grazie diciamo al film Punta Sacra che noi abbiamo fatto con Francesca Mazzoleni, che è un film che non è, cioè, non è stato fatto sulla comunità, ma è con la comunità, lei l'ha fatto, quindi... E noi siamo stati invitati, dato che proiettavano il film, giù all'Eur, mi sembra che era l'Eur, non mi ricordo che l'arena che era. Comunque, sì, quella float bellissima. Non sono mai stato, mannaggia. E ci avevano invitato e io, cioè, andò Silvia con un discorso tosto, forte, bello, insomma, un discorso che è arrivato, evidentemente è arrivato al cuore di... di Alice nella città, di Fabia e di Gianluca. E da quel discorso praticamente Silvia diceva fate tutte queste cose belle dove già c'è il bello, no? Invece da noi non viene nessuno, vengono soltanto magari ecco per raccontare tipo i film come Suburra, come queste cose così. Questa è la sintesi. Il grado e la criminalità. Bravo, invece. Ecco, infatti, dice anche noi. Ma siamo cittadini e è nato così. Civili sì, infatti, però è nato così e loro hanno creduto alle parole di Silvia, hanno avuto un peso praticamente queste parole di Silvia, che tra l'altro è mia nipote, sì. E quindi è nata questa arena, sono venuti qua, ci hanno conosciuto e da lì è cominciato. Adesso questo è il terzo anno e ogni anno è cresciuta sempre di più, che veramente, cioè, è grazie a loro se è cresciuta, grazie a Fabia, grazie a Gianluca, che sono veramente persone eccezionali. E alla fine, insomma, hanno creduto in noi. Noi quello che vogliamo, che vorremmo, che questa arena portasse a noi come Idroscalo, come che lasciasse un segno, no? Praticamente così ha già acceso un faro. Ha già acceso un faro dove chiaramente adesso abbiamo più visibilità. Certo. Però dietro a questo, cioè, non è che noi c'è una lotta, c'è tutto, insomma, perché noi alla fine chiediamo di rimanere qui, ma avere un borghetto non ci piace vivere a nessuno piace vivere a queste condizioni, cioè con le strade tutte rotte, pure noi vorremmo essere urbanizzati, insomma, come tutto il resto della città, perché Punta Sacra, Idroscalo, che noi abbiamo ribattezzato Punta Sacra, è sempre, cioè, fa parte di Roma. Certo, questo appunto. È comunque Roma. No, mi stupisce come questo posto venga trattato in questo modo, oddio, degrado. Poi in realtà, ci penso bene, a Roma ci sono dei posti uguali a questi. Quindi peggio. Soltanto pure peggio, sì, esatto. Anche peggio. Pure peggio, quindi uno certo. Viene qua e fa, oddio, degrado, dica, ma andate dietro casa. Dietro di Idroscalo comunque ci sono molti interessi, molti. Certo, molti interessi, cioè, politici. Sì. Tu vuoi chiedere qualcosa? Io voglio chiedere una domanda un po'... che c'entra forse meno, però com'è cambiato il rapporto con il cinema qui rispetto a prima, com'era prima e com'è adesso? Beh, prima, da prima, parte del, di voi, del, delle, dei cittadini. Dei cittadini, prima non c'era nulla, c'era veramente il nulla. Noi
per andare a vedere un film, c'era il Porto, lo fanno lì al Porto, no? Invece adesso è il cinema che è venuto a casa nostra, quindi per i cittadini dello Scalo è una cosa bellissima. E questo è sempre, ti ho detto, grazie a Alice nella Città che ha creduto, ha preso insomma le parole di Silvia e le ha prese a cuore, insomma. E invece hai fatto domanda su come, no, come pensi che cambierà nei prossimi anni questo festival, come si evolverà, come vuoi che si evolva, come vuoi che cambi un po' anche questa zona, diciamo. Beh, io spero che lasci, cioè che l'arena lasci il segno, insomma, perché già si vede sera per sera, anno per anno è cresciuta, non è più come il primo anno, questo è il terzo anno e non è più come il primo anno, quindi evidentemente si sta allargando, poi il passaparola, io credo che qualcosa ci lascia, insomma. Lascerà comunque un segno. Quindi... Certo, qualcosa di bello, chiaramente. No, di bello, bellissimo per voi sicuramente, certo. Dici però magari anche a livello politico. Sì. Arriverà, sì, io penso noi. Di sì, perché sì. Loro insomma poi alla fine ci aiutano tutti insomma alla fine. Poi comunque vengono un sacco di personalità importanti, sì, qui non sì, soltanto. Hanno invitato tanti personaggi, tanti attori. Attori che poi insomma. È venuta Mendola, la Borghi e poi tante altre. Chi vorresti che venisse? Qui? Sì. Chi venisse qui? Beh guarda, quelli che. Non so gli attori. Dei cantanti, tutti. Chiunque tu voglia che magari possa aiutare. Il Papa. Magari il Papa. Magari veramente. Beh, il Papa ci farà un pensierino, veramente. Sì. Potrebbe dare anche a livello non soltanto sì. urbanistico, a livello supporto. Supporto. No, supporto a casa. Bene. Niente, non so, poi una conclusione, vuoi dare una speranza? Non so, io dico sempre che cioè, se tutti quanti guardassero il Toscano con gli occhi miei vedrebbero che c'è tanta bellezza, no? Tanta, certo. Ma a prescindere dal cinema che ha acceso i riflettori, ha acceso proprio un faro enorme sull'Isola Scalo e sono contentissima, veramente, e non smetterei mai di ringraziarli tutti e due, sia Fabia che Gianluca. Però quello che dico io, qui potrebbe venire, cioè se tu ci pensi, questa è l'entrata, no? È l'entrata per se tu via mare devi andare a Roma devi entrare da qua, certo, perché la voce per forza, sta qui, la voce qua. Quindi io una volta dicevo che era diciamo la fine di Roma, invece no, inizia Roma sul mare, certo, quindi spero che venga preso insomma in considerazione. Io un'ultima cosa ci voglio chiedere sul passato, la prima volta che Francesca è venuta qua per chiedervi di girare il documentario, come l'avete presa voi? Ma veramente è nata proprio da me sta cosa? Sì, perché io gli dissi, perché già la conoscevo, gli dissi ma qui vengono solo a girare film tipo Suburra, tipo di violenza, di degrado, ma qui nessuno che racconta chi siamo noi veramente. E lei poi dopo ha realizzato Punta Sacra, certo. Insieme. Bene. Ringraziamo cara Franca, grazie di averci grazie accolto in casa tua, soprattutto questa è casa tua, sì. Che ci ha accolto e niente, ti auguriamo tante belle cose, grazie. Che questo posto diventi ancora più bello di quanto lo è, grazie. E venga di più apprezzato e niente, valorizzato soprattutto. È vero. Grazie sì. mille. Grazie carissimo. A voi, grazie. Grazie. Buona serata. Siete gli ultimi. È quello che succede da anni al di là di quella scogliera, proprio lì dove punto il dito. Là. In mezzo a quel mare di cui sentiamo parlare ogni giorno in TV e telegiornali, capace di anestetizzare invece di informare, riducendo i morti in numeri, abituandoci a quei numeri, ma senza parlare mai dei problemi reali alla radice e senza che nessuno di conseguenza smuova un dito per trovare soluzioni concrete. Guardando il tuo film non posso non guardare oltre la scogliera che a stento protegge le nostre case da quello stesso mare che non ci separa ma unisce a tutta questa sofferenza. Proprio per questo oggi sento il bisogno di farti questo regalo. Vorrei ridarti indietro, da romano come me, la consapevolezza che anche tu appartieni a questa terra,
di confine della tua città, dove non a centinaia di miglia dalla costa, ma all'interno della tua stessa città. Ci fanno dimenticare da anni l'importanza che ha questo unico e insostituibile affaccio sul mare. Con questa mappa disegnata dai nostri bambini, spero che non ti dimenticherai di noi e vorrei conoscere anche tu meglio la nostra storia, perché l'Idroscalo non è una periferia qualunque, ma cuore pulsante di Roma sul mare, e Punta Sagra appartiene a te e a tutti quelli che ancora non lo sanno. Grazie. Grazie.